Ciao, sono Virna. Realizziamo oggi insieme un bellissimo berretto con il filato Crystal di Filati Tre Sere. Io ho scelto questa tonalità, ma lo stesso filato lo troverete sullo shop di Filati Tre Sere in tante colorazioni diverse per i vostri gusti. Iniziamo a lavorare questo berretto. Intanto vi dico che cosa ci serve oltre alla cake del filato Crystal. Ci servirà un uncinetto numero 5 e dal kit dei pompon il tondo con la misura più grande. Qui vedete quello un po' più piccolino perché per tempistiche io vi farò vedere il pompon in quello più piccolino, ma voi dovrete utilizzare la misura più grande. Da cosa cominciamo? Iniziamo lavorando il nostro bordo. La lavorazione viene fatta in tondo e ci darà la possibilità di creare queste bellissime trecce. Allora, per ottenere le sfumature, il degradé perfetto che ha la nostra cake, chiaramente non ci servirà tutta la cake per realizzare il nostro berretto. Quindi cosa facciamo? Partiamo con la fascia scura che è il nostro bordo e andiamo a prendere il filo all'interno della cake, in modo da poter partire con la tonalità più scura. Prendiamo il nostro capo del filo, facciamo di partenza la nostra solita asolina scorsoia, andiamo a inserire il nostro capietto sull'uncinetto e facciamo 72 catenelle. Terminate le 72 catenelle, facendo attenzione a non attorcigliare appunto la mia sequenza, vado a chiudere il tutto con una maglia bassissima. Fatto questo, mi alzerò per creare la mia maglia alta e poi che cosa faccio? Giro la mia catenella, perché adesso vado a fare tutto un giro di maglie alte, la giro perché andrò a infilarmi nella parte retrostante per creare il primo giro, perché così avrò il mio bordo bello perfetto. Quindi, girata la mia catenella, andrò a realizzare una maglia alta in ogni maglia della create precedentemente. Vedete qui, io già sto sbagliando. Devo inserirmi qui, proprio qua, su quello che è il nodino che resta nella parte retrostante. Così lo faccio lentamente in modo che voi lo possiate vedere molto bene e vado a fare la mia maglia alta e proseguo in questo modo per tutto il mio giro. Terminato il primo giro, andremo a chiuderlo con una maglia bassissima. Lasceremo chiaramente il nostro filo dietro e chiuderemo con una bassissima. Adesso dobbiamo procedere in questo modo. Ci alziamo perché andiamo a fare le maglie alte, ma in costa davanti o dietro e lavoreremo 2 maglie in costa davanti e una maglia in costa dietro per tutto il nostro giro, quindi la prima, e poi andiamo a fare una maglia in costa davanti, un'altra in costa davanti e una in costa dietro. Cosa vuol dire? Che carico il mio filo, giro il lavoro, vado a puntare, tiro su e poi faccio i miei passaggi della maglia alta. Proseguo caricando nuovamente, vado a fare di nuovo 2 maglie alte in costa davanti e di nuovo una in costa dietro, quindi giro il mio lavoro, vado a tirare sul filo e vado a lavorarla. Proseguo così per tutto il mio giro. Terminato il primo giro, lo andrò a chiudere sempre facendo una bassissima e ripartirò di nuovo allo stesso modo, quindi la prima così, di nuovo 2 in costa davanti e una in costa dietro. Questa lavorazione la farò per 4 giri o comunque fino ad arrivare all'altezza di 6 centimetri.
Giunti ai 6 cm di altezza, io qui ho fatto solo due giri nel campione che vi sto facendo vedere, ma in realtà in quello originale del cappello ne ho fatti 4 e comunque ripeto, 6 cm di altezza, chiudiamo con una bassissima. Ma non andiamo a chiudere con il filo di questo colore perché dobbiamo cambiare il nostro filo. Quindi stacchiamo il nostro filo. Andiamo a prendere a questo punto il filo dall'esterno. Ma allora, per avere il degradé come vedete nel berretto, se prendiamo l'inizio del filo, considerando che abbiamo poca altezza in cui andiamo a sviluppare il nostro motivo, ci risulterebbe tutto chiaro. Per cui dobbiamo andare a togliere un po', del filo chiaro che abbiamo. Per la precisione, vi direi un bel gomitolino, ma facciamo sul filo e vediamo a che punto arriviamo della cake. Ecco, indicativamente la proporzione che ci resta della cake è questa, e il gomitolino considerate che sarà un 7 centimetri di diametro, 7-8 centimetri. Insomma, ne togliamo ancora un po' per non avere troppo filato chiaro. Questo chiaramente se volete ottenere la sfumatura in degradé, se invece preferite utilizzare il filo come viene, però non avrete questa bellissima sfumatura. Quindi vado a prendere il mio filo chiaro e vado a chiudere con la bassissima già direttamente con il filo chiaro. In questo modo proseguirò adesso con la mia lavorazione in modo da creare la base per i miei intrecci. Vado a fare le 3 catenelle per alzarmi e poi lavoro le prime due maglie alte in costa davanti. La maglia successiva che precedentemente abbiamo lavorato in costa dietro la andrò a lavorare come una mezza maglia alta in modo da potermi allineare. Proseguo lavorando una maglia alta in costa davanti, una seconda. Andrò a lavorare su questa maglia, che è quella che nei giri precedenti era lavorata in costa dietro, andrò a lavorare due maglie alte in costa davanti e una, due, e poi nuovamente una e due in costa davanti, creando così la base di partenza per il nostro intreccio. Devo poi creare questa parte che è la parte che si intervalla tra una treccia e l'altra. Quindi che cosa vado a fare? Dove ho la mia maglia alta presa in costa dietro, andrò a fare la mezza alta. Lavorerò due maglie in costa davanti, un'altra mezza alta. Di nuovo due in costa davanti e ancora la mia mezza alta. Dopodiché farò nuovamente le mie 6 maglie in questo modo per la mia treccia. Quindi una, due in costa davanti, una e una, due in costa davanti in quella dove c'è, dove lavoravamo in costa dietro, e di nuovo due in costa davanti. E poi facciamo di nuovo la sequenza, quella per la parte così. Ci vediamo a fine giro. Chiudiamo il giro sempre con una bassissima. Andiamo nuovamente ad alzarci per il giro successivo con le nostre 3 e lavoriamo le prime due che si presentano in costa davanti e la successiva con la mezza maglia alta. Iniziamo la lavorazione della treccia. Andiamo a fare la prima in costa davanti, la seconda in costa davanti, poi carichiamo
e andiamo a fare un'altissima, non nella prima, non nella seconda, ma nella terza. Altissima. Poi carichiamo di nuovo per fare un'altissima e andiamo a lavorare la successiva, sempre in posta davanti. Ricarichiamo il nostro uncinetto così e dobbiamo andare a lavorare le due che abbiamo qui. Quindi cosa facciamo? Andiamo a lavorare la prima, sempre altissima, ricarichiamo e andiamo a lavorare anche la seconda. Abbiamo creato così un primo incrocio che è quello che vedete qui. Fatto l'incrocio, proseguiamo con la parte, quella che invece viene con le nostre, chiamiamole righe. Quindi andiamo a fare una mezza alta in corrispondenza della mezza alta fatta precedentemente e due maglie in costa dietro, di nuovo una mezza alta. Di nuovo due maglie in costa davanti, e una mezza alta. Poi proseguiamo con il secondo intreccio. Quindi andiamo a farne due alte in costa davanti, saltiamo le due che abbiamo fatto insieme, carichiamo due volte, andiamo a lavorare un'altissima nella terza. Un'altissima nella quarta. Poi carichiamo nuovamente e andiamo a lavorare un'altissima nella prima che abbiamo saltato e un'altra altissima nella seconda. Abbiamo creato nuovamente il nostro incrocio e quindi procediamo alternando in questo modo, quindi facendo la parte legata alle righe e l'incrocio per tutto il giro. Terminato il giro, lo chiudo sempre con una bassissima, riparto con le mie 3 catenelle, lavoro le prime due alte in costa davanti, la terza vado sempre a fare la mia mezza alta. E poi devo procedere con l'incrocio dall'altra parte, quindi carico, vado a pensare di fare un'altissima, non lavoro le prime due, ma vado a lavorare queste qua. Quindi vado nella prima e faccio la mia prima maglia altissima. Carico nuovamente, vado nella seconda e faccio la seconda maglia altissima. Poi carico. Per fare la maglia altissima devo andare a lavorare queste due, ma non le lavorerò sul davanti, quindi in questo modo porterò in avanti tutto il mio lavoro e vado a prenderle da qui. Vado a prendere la prima, faccio la mia maglia altissima, ricarico e vado sempre passando in questo modo a fare la seconda maglia altissima. Poi proseguo facendo le mie due maglie alte, quindi le ultime due con le due maglie alte in costa davanti. Ho così fatto il secondo incrocio e poi proseguo facendo sempre una mezza maglia alta, due maglie alte in costa, una mezza maglia alta, due maglie alte in costa, una mezza maglia alta e di nuovo l'incrocio. Lavorerò così per tutto il giro. Terminato il giro, ripartiamo. Andiamo a fare come sempre le nostre 3 catenelle, 2 maglie alte in costa davanti, una mezza alta e poi rifacciamo l'incrocio e lavoreremo come abbiamo fatto non nella riga appena finita, ma in quella precedente. Quindi andiamo a lavorare le prime due che si presentano in costa davanti. Poi caricheremo due volte il filo
fare la maglia altissima salteremo le due centrali e andremo a puntare nella penultima e nell'ultima del primo intreccio, anche qui sempre maglia altissima. Dopodiché caricheremo sempre il nostro uncinetto e torneremo indietro a fare le due che non abbiamo lavorato. Quindi una e di nuovo sempre altissima la seconda. Ecco qua, vedete che piano piano la nostra treccia prende la forma. Quindi lavoreremo con questa sequenza fino a fine giro e poi ripeteremo il giro che abbiamo appena terminato, quindi faremo un incrocio come fatto adesso, un incrocio come abbiamo fatto nel giro precedente. Lavoreremo così in questo caso io vi conto gli incroci, ma poi vi dico anche i centimetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte, che vuol dire all'incirca 14 centimetri. Dopodiché inizieremo le diminuzioni perché dobbiamo andare a chiudere leggermente la parte centrale per dargli la forma. Arrivati a 14 centimetri dal bordo, dobbiamo cominciare a creare le nostre chiusure. Come facciamo? Facciamo sempre le nostre tre catenelle per simulare la prima maglia alta. Andiamo a fare la prima, ma la chiudiamo solo mezza, poi carichiamo di nuovo il filo, facciamo così, chiudiamo la seconda e le chiudiamo insieme. Faccio la successiva mezza maglia alta, dopodiché, a seconda della tipologia di incrocio a cui sarò arrivata, in questo caso io faccio quello che trovo io, ma voi dovrete proseguire con l'incrocio seguendo la sequenza. Dopodiché andremo a chiudere le maglie successive. Quindi facciamo l'intreccio e vediamo come si chiude. Fatta la mia sequenza all'intreccio, farò una mezza alta e poi proseguirò con la chiusura. Quindi andrò a fare l'alta, ma ne chiudo solo un pezzo, carico di nuovo, vado a fare l'alta, tutto sempre in costanti, e le chiudo insieme. Caricherò, scusate, ho puntato nel posto sbagliato. Allora, rifacciamo la mezza maglia alta, vado a puntare nella prima alta in costa e ne chiudo solo una prima parte, vado a puntare nuovamente, faccio la seconda e le chiudo insieme, poi faccio la mia mezza alta e di nuovo vado a fare quello che ho appena fatto sulle due maglie alte in costa e le chiudo insieme. Procedo così per tutto il giro, andando a creare la mia prima chiusura. Terminato il primo giro, procediamo con il secondo e andiamo avanti con le nostre chiusure. Che cosa faremo? Andremo semplicemente a fare le nostre 3 catenelle e poi le due maglie che abbiamo chiuso insieme nel giro precedente diventeranno una unica, sempre in costa davanti. Poi procederemo con il nostro incrocio, chiaramente come si presenta. Io adesso non lo faccio per non crearvi confusione e sapete che dovete seguirlo in base allo schema che avete realizzato fino a questo punto, e poi procederemo appunto solo con le chiusure nelle parti dove abbiamo chiuso prima insieme le due maglie le due maglie alte nelle parti dove ci sono le nostre rigature. Ci vediamo al termine del giro. Chiudiamo sempre il giro con una bassissima e procediamo. Quindi sempre 1, 2, 3 a inizio giro. Lavoriamo la prima, poi lavoriamo la nostra mezza alta. Adesso dovremo andare a chiudere i gruppi delle nostre maglie. Quindi come procediamo? Semplicemente in questo modo andremo a lavorarli come vanno lavorati nell'incrocio che si presenta, ma lavoreremo le maglie soltanto. Io adesso vi faccio vedere le prime, ma non so se l'incrocio è quello giusto. Lavoreremo in due passaggi la maglia altissima e di nuovo in due passaggi la maglia altissima, e poi le andremo a chiudere insieme così. Se invece la maglia è alta, andremo a fare solo il primo passaggio e poi le chiuderemo insieme. In questo giro le calature
praticamente le diminuzioni verranno fatte solo unendo le maglie nell'intreccio, mentre per il resto procederemo sempre facendo la mezza alta e la maglia lavorata in costa davanti dove ci si presenta. Chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima e procediamo. Procediamo ora con le nostre chiusure, quindi facciamo 2, in questo caso catenelle, andiamo a caricare, puntiamo nella nostra maglia e facciamo il primo passaggio e poi le chiudiamo insieme. Poi cosa facciamo? Saltiamo pari pari quella che prima lavoravamo facevamo la mezza maglia alta e andiamo a lavorare le nostre maglie, quelle che abbiamo unito praticamente nel giro precedente, prima erano due, adesso è diventata una. Come si presentano facendo la maglia alta in costa davanti, quindi così, così, in base all'incrocio che avete chiaramente che vi si presenta. Quindi lavorerete i passaggi in base agli incroci. Fatto questo, andrete invece a chiudere, quindi salterete la mezza maglia alta, caricherete, andrete a lavorare la prima maglia alta in costa sulla metà, caricherete di nuovo, salterete la mezza maglia alta e andrete a lavorare la seconda in costa sulla metà e poi le chiudete, saltate queste e procedete con l'incrocio fino a fine giro. Il giro successivo faremo sempre le nostre 3, poi andremo a puntare tornando indietro perché dobbiamo unirle queste due, quindi, e andremo a farle insieme. Dopodiché lavoreremo singole queste maglie, quindi una, quelle dell'intreccio, una, due e tre. Lavoreremo singola la maglia che abbiamo chiuso prima e tutte singolarmente fino a fine giro. Abbiamo quasi ultimato la parte della calotta del nostro berretto. Andremo a fare un giro tutto di maglie alte in costa davanti come si presentano. Poi faremo ancora un ultimissimo giro dove andremo a lavorarne due insieme, non in questo modo, ma come abbiamo fatto precedentemente, cioè una, lavoriamo mezza, la seconda, lavoriamo mezza e le chiudiamo tutte insieme. Fatto questo giro, ne faremo ancora uno, proprio ultimo, dove andremo a fare solo tutte le maglie singoli e poi andremo a chiudere la nostra calotta. Giro, come vi ho detto poco fa, andiamo semplicemente a lavorare in costa davanti tutte le nostre maglie come si presentano. Tagliamo il filo, lo chiudiamo, ci resterà un foro di queste dimensioni che andremo a chiudere cucendolo con l'ago da lana. Una volta cucito, quindi il nostro berretto è praticamente pronto, questo lo vedete molto piccolo, ma perché abbiamo fatto semplicemente i passaggi, mentre invece il nostro berretto sarà così con questa bellissima sfumatura degradé, non ci resta che realizzare il pompon. Che cosa facciamo? Andiamo a prendere, come vi ho detto prima, il cerchio del kit per i pompon, il più grande, lo andiamo a appaiare, lo apriamo e lo andiamo ad appaiare in questo modo, ok? Poi prendiamo il filo dal centro della cake, quindi il filo scuro, e andiamo ad arrotolare il nostro filo sulla parte della mezzaluna del nostro kit da pompon. Chiaramente riempiamo bene la prima parte e poi la seconda. Riempita bene la prima metà, passiamo alla seconda, facendo semplicemente un passaggio di filo in questo modo, andiamo a riempire bene anche la seconda.
Riempite bene le nostre due metà, andiamo a chiudere e ad agganciare i due gancetti con una forbice, con una buona lama e una buona punta. Andiamo a tagliare, non abbiate paura, non scappa, il filo non scappa. Sia da un lato che dall'altra, passando con la forbice in mezzo alla fessura dei due dischetti. Il kit per i pompon è davvero facilissimo da utilizzare. Ok, poi prendiamo un pezzettino di filo, lo facciamo passare in mezzo alla nostra fessura. Lo andiamo ad annodare stretto stretto. Due volte. E poi sganciamo i nostri gancetti e togliamo uno alla volta i nostri dischetti. Uno. Tolti i nostri dischetti, avremo il nostro pompon che andremo semplicemente con la forbice a livellare come più ci piace, chiaramente per dargli la forma rotonda il più possibile. Poi andremo semplicemente a cucirlo sulla sommità del nostro berretto, ancorandolo all'interno. Fatto tutto questo, il nostro berretto è pronto per essere indossato o regalato. Vi ricordo che per questo progetto potete trovare il pattern scaricabile gratuitamente sul sito di Filati Trasere, quindi digitando www.trasere.it. In alto a destra troverete la voce tutorial pattern, cliccate su, cercate il progetto e scaricatelo gratuitamente. Al prossimo tutorial!